Thank you.
Cari fratelli e sorelle, da piangare in massa. Prima di tutto, permettetemi di manifestare la mia gioia di poter essere qui oggi tra voi, celebrando questa Eucaristia in questa cattedrale di Riga. E se pensate a me, tra un po' prima, comparisco e sciogliere il motivo subito, in funzione a ciò che resta di questa cattedrale. Ringrazio la Eccellenza del Signor Presidente Stanchetti, che avrei voluto invitarmi a essere oggi qui con voi in questa particolare celebrazione. Altrezzo, Signore, Eccellenza, Monsignor, mi spieghiamo Stanchevich, cosce l'aiuto, cosa è il Signore, e cosce l'aiuto, cosce l'aiuto, cosce l'aiuto. Al tempo che vi trasmetto la benedizione del Santo Padre, che ho l'onore di rappresentare nel vostro paese, vi saluto con l'augurio che la pace del Signore sia sempre nei vostri cuori e venga sulle vostre famiglie religiose. Ne sono stata a terra sveti, come nel pozzo basta, e tu svalsi, sveci luz, un velo, la cuca mia svolta che è meglio su sitis, un altro aereo su potena. Domenica 20 novembre scorso, chiudendo l'ultima porta santa che rimaneva aperta, il Santo Padre ha concluso l'anno giubilare della misericordia con cui si voleva celebrare e ricordare precisamente che 50 anni fa, il 7 novembre del 1965, il venerabile Beato Paolo VI chiudeva il Concilio Vaticano II. Svegli il 7 novembre, presso la preda e la storia Paolo Cusciola Santa Sturvis, Santa Estrella, se non sta in sciasta e vissuto da Esgano, con lei che aveva e assinè, con anzere a chies, per tieci più spirti sui gradi, questo stemmi senza Gesù Pietà, grado sapete, a decembre, Paolo VI e non sta in Vaticano tra un concilio. Papa Francesco ha voluto celebrare questo giubileo straordinario della misericordia e in coincidenza con questo significativo avvenimento. Als Francis Stella e Aspina e Schopacca a te lo giasse di Gesù la Chiesa, cito, scriveva Papa Francesco nella ora di iniziale del Giubileo, sente il bisogno di mantenere vivo quell'evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I padri, radunati nel Concilio, avevano percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l'esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le murate che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunziare il Vangelo in modo nuovo, una nuova tappa della realizzazione di sempre, un nuovo impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell'amore del Padre. Questa è la citazione del Papa Francesco. Baznīca, rakstīja Pāvests Francisks, jubilejas uzsludināšanas gulā, jūt nepieciešamību turēt dzīvu šo notikumu. Ar to tai sākās jauns vēstures posms. Koncilā pulcinātie tēvi bija spēcīgi uzsvēruši kā patiesu gada gaismu nepieciešamību sava laika cilvēkiem runāt par Dievu daudz saprotamākā veidā. Nojaucot mūrus, kas ilgu laiku ieslēdza baznīcu kā privileģētu cietoksni, bija pienācis laiks pasludināt evaņģēliju jaunā veidā. Vienmēr aktuāls evaņģelizācijas jauns posms. Jauns pienākums visiem kristiešiem liecināt ar daudz lielāku entuziasmu un pārliecību savu ticību. Baznīca jūt atbildību, kur pasaulē dzīvē tēva mīlestības zīme. Tas ir citāts no Pāvesta Franciska. Ed oggi noi, quando ancora sentiamo l'atmosfera di queste celebrazioni giubilari, siamo oggi qui riuniti per celebrare questa speciale circostanza in cui si presenta, dopo 50 anni, la prima traduzione completa in lingua lettone de
Un šodien mēs, ar vienu izjūtot šo jubilejas svinību gaisotni, esam pulcējušies, lai svinētu īpašu notikumu. Pēc 50 gadiem iznāk pirmais pilnīgais Vatikāna otrā koncila tekstu tulkojums latviešu valodā. 50 anni fa, al momento della celebrazione del Concilio, la Chiesa in Lettonia viveva momenti di prova, difficoltà e persecuzione e fu impedita di poter partecipare direttamente a quel magno evento ecclesiale e anche di vivere lo spirito conciliare che invade tutta la Chiesa. Per Baznīca Latvijā piedzīvoja pārbaudījumu, grūtību un vajāšanu brīžus. Un tad tika liekas tiešā veidā piedalīties šajā dižajā baznīcas dzīves notikumā, kā arī izdzīvot koncila garu, kurš piepildīja visu baznīcu. Questa è una mancanza che ha sofferto e soffre la Chiesa in Lettonia e che oggi questa pubblicazione viene a riempire permettendo a tutti, vescovi, sacerdoti, religiosi e particolarmente i laici, l'accesso diretto per la sua comprensione, interiorizzazione, attualizzazione e realizzazione dei documenti del Concilio Vaticano II per così progredire nel cammino dell'evangelizzazione. Un kuru šodien beidzot aizpilda šī publikācija, padarot iespēju visiem bīskapiem, priesteriem, klosterļaudīm un jo īpaši laņiem tiešu piekļuvi, lai izprastu, interiorizētu, aktualizētu un īstenotu Vatikāna otrā koncila dokumentus, šādi virzoties uz priekšu evangelizācijas ceļā. Il Vangelo di oggi ti insegna come la Chiesa è lo strumento primo e necessario di questa opera di Cristo, perché a Lui, unita come il corpo al capo, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Così disse il risorto ai discepoli e soffiando su di loro aggiunse, ricevete lo Spirito Santo. Ciò di essere gli alle stati clari, cada a rei da pazienza, e più questo, e più esce un essere X, darbā, jo tā ir vienotā vienotā miesa ar galvu. Kā tēvs man ir sūtījis, tā es jums sūt. To augšā celtais saka mācekļiem un dvešot uz tiem pievieno saņemiet svēto garu. Jesu Kristo, consacrato al Padre nello Spirito Santo, è il vero e perenne soggetto dell'evangelizzazione. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare i poveri il dietro all'unzione. Jesus Christus, Tēvs svaitīts svētajā garā, ir patiesais un paliekošais evangelizācijas subjekts. Un ka gars ir pār mani, tādēļ viņš man ir svaitījis un sūtījis nes nabagiem ticīgo vēsti. E Dio, il principale soggetto dell'evangelizzazione del mondo, mediante Gesù Cristo, ma Cristo stesso ha voluto trasmettere alla Chiesa la propria missione e lo ha fatto e continua a farlo sino alla fine del tempo, infondendo lo Spirito Santo nei discepoli, quello stesso Spirito che si posò su di lui e rimase in lui per tutta la vita terrena, dandogli la forza di proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, di rimettere in libertà gli oppressi e di proclamare l'anno di grazia del Signore. Dios è galvenais pasaules evangelizācijas subjekts ar Jēzu Kristu, bet pats Kristus